Riprendiamo, ora io mi faccio scudo di questi due computer per i coltelli che mi lanceranno gli informatici, e perché cioè, abbiamo un po' semplificato. E però, ecco, com'è fatto il web? Qual è l'architettura del web dal punto di vista topologico? Sostanzialmente è una rete, e quindi la struttura che lo rappresenta è un grafo. E in questo disegno qua ogni pallina, ogni nodo del grafo rappresenta un nodo della rete e rappresenta un sito internet. Quindi ognuna di queste palline ha un identificatore che si chiama URL, Uniform Resource Locator, quindi un oggetto, una cosa che permette di dare un nome ai siti web, alle risorse sul web. Attenzione che spesso si fa l'errore di pensare che URL stia per Unique Resource Locator. Invece non è unique, è uniform. E poi dopo ci andiamo nello specifico su questa cosa. Però insomma, comunque, ogni pallina ha un nome, no? Ogni pallina ha un nome e questo nome può essere located, risolto. Cioè il browser, che è un client del web, è un programma che, dato un nome, vi porta a leggere i contenuti delle palline della pagina web. Queste pagine web sono connesse tra loro con dei link, ovvio, che di fatto creano la rete, creano le interconnessioni, creano il grafo. E come sono fatte dentro le pagine web? Io ripeto, è molto semplificata questa visione, ma è in realtà la visione originaria di come è fatto il web. Adesso le pagine web sono fatte di mille tecnologie, mille linguaggi, mille cose che ci stanno dentro, video, suoni, immagini, eccetera, eccetera. Ma il cuore del web, le prime pagine web, tra l'altro anche quello è molto bello, potete andarle a vedere, si trovano nell'Internet Archive, si trovano delle ricostruzioni sul sito del CERN, tipo, mi pare qualche mese fa, avevano rimesso in piedi il primo sito web, che è naturalmente il sito del CERN. E sono fatti di HTML. HTML è un linguaggio di markup che permette di, tra le sue funzioni, una delle sue funzioni principali, è quello di permettere di creare dei link, dei collegamenti, che sono fatti in questo modo qua. C'è questo codice href e questo URL è un puntatore a un nome di una risorsa che si trova non si sa dove. Si trova magari da un'altra parte, fisicamente dall'altra parte del mondo. Però è di fatto il meccanismo semplice e basilare che ha fatto funzionare il web. La grande fortuna del web viene da questo codicino qui. Ho fatto casino di nuovo. E allora, quali sono i principi base del web? Quali sono gli elementi tecnologici fondamentali del web? Primo elemento fondamentale, URI, Universal Resource Identifier, e URL, Uniform Resource Locator. C'è una differenza tra i due. La differenza è che lo Universal Resource Identifier è un identificatore, mentre lo URL è anche lui un identificatore, ma è risolvibile. Risolvibile significa che c'è una risorsa fisica che lo rappresenta, quindi una pagina web.
quindi un browser è in grado di risolverlo. Ci sono degli URI che non sono risolvibili con una risorsa digitale, per esempio l'ISBN. L'ISBN è un tipo di URI di un libro. Un libro ha quindi uno URI, ma non necessariamente questo identificatore è risolvibile digitalmente. Se digitate uno URI su un browser non ottenete il libro, sarebbe bello, magari ne potete ottenere una rappresentazione digitale, ma attenzione, l'identificatore ISBN non si riferisce non rappresenta l'oggetto fisico libro, rappresenta diciamo, l'edizione, il contenuto del libro. Quindi è uno URI, non è uno URL. Diciamo, quindi lo URL è il meccanismo fondamentale che permette di dare i nomi alle cose. Serve a dare i nomi alle cose. E serve tramite HTTP a accedere a queste cose. Cos'è HTTP? HTTP, che è quel pezzettino che vedete scritto davanti agli indirizzi, e magari i non tecnici saranno chiesti cosa vuol dire quella sigla. Quella sigla identifica il protocollo che bisogna utilizzare per accedere a quella risorsa. Quindi è un'indicazione al browser per dirgli: ehi, per accedere a questa cosa che si chiama www.google.it o qualcos'altro, devi usare il protocollo HTTP. Ci sono altri protocolli, li abbiamo visti, ci sono i protocolli della posta elettronica, c'è il protocollo FTP, ce ne sono decine e decine dello strato applicativo. Questo è quello del web ed è un requisito fondamentale del web. Quindi URL, HTTP, terzo elemento fondamentale del web, HTML. È un linguaggio di markup, che significa marcatura o contrassegno, ed è sostanzialmente la lingua franca del web. È un linguaggio di rappresentazione del testo, che serve a permettere ai browser, tutti i browser, indipendentemente dal sistema operativo su cui girano, sia esso un computer portatile, un supercomputer, una televisione, lo schermo di uno smartphone, un device intelligente di altro tipo. La regola a cui aderiamo quando entriamo nel web è quella di rappresentare l'informazione marcandola con HTML. Ed è appunto un linguaggio di marcatura, di annotazione del testo per renderlo in qualche modo rappresentabile da un browser, che ha delle radici antiche. Anche qui non ci siamo inventati niente, no? E deriva dal sistema usato dai tipografi per correggere le bozze. Sono i primi esempi di markup. Cosa sono questi linguaggi di markup? Sono sostanzialmente dei. Diciamo, la definizione è: sono dei linguaggi di caratterizzazione editoriale. Servono ad esplicitare come un documento deve essere mostrato ad un essere umano. E diciamo, derivano la famiglia, tutta questa famiglia di linguaggi di markup dichiarativi che si utilizzano oggi nel web, derivano tutti da SGML, che è un po' il padre degli attuali linguaggi di markup, Standard Generalized Markup Language, che è un sistema molto complesso, tuttora in uso in certi sistemi di documentazione. E cosa fa Tim Berners-Lee? Tim Berners-Lee prende SGML, che già esiste, e taglia, che ha un manuale d'uso di boh, 300 pagine, e taglia
il 90% delle cose. Di nuovo, come prima, no? Semplifica, toglie dei pezzi, lo rende facile, fa una specifica di HTML di 2 pagine che qualunque fisico del CERN è in grado di leggere, comprendere e saper usare nel giro di mezz'ora, un'ora, anziché un sistema di marcatura potentissimo con delle feature straordinarie come SGML, che però ha un manualone di 300 pagine e nessuno lo usa. Lui toglie e rende semplice. XML, Extensible Markup Language, XHTML, tutti i linguaggi che ne derivano seguono quella scia, cioè vengono da quella famiglia lì di SGML, sono semplificazioni, complicazioni, modificazioni di quell'idea. Eccolo, questo qui è un linguaggio di markup, questa qui è una specifica di un linguaggio di markup. E quelli tra voi che hanno lavorato nell'editoria sarà familiare, questo qui è un foglio che un editore ti manda quando devi correggere le bozze e ti dice guarda che quando vuoi inserire, se devi inserire uno spazio, marcamelo con un cancelletto. Quindi assegna dei significati a dei simboli. Ed è esattamente quello che un linguaggio di markup deve fare. Quindi questo è il manuale, questo è un documento annotato. HTML funziona esattamente nello stesso modo. E, l'HTML c'ha un ruolo importante. C'ha un ruolo importante perché è la cosa sulla quale si costruisce l'interoperabilità e la portabilità delle risorse web. Siccome sono tutte rappresentate con quel formato lì di markup, sono interoperabili, cioè possono essere letti e compresi da macchine diverse, da sistemi diversi, e quindi sono portabili in diversi sistemi. Quindi va bene, qui tiriamo via veloce, però insomma l'idea della portabilità è quella dell'indipendenza dall'hardware, dell'indipendenza dal software, possibilmente dall'indipendenza della codifica dei caratteri e della logica e delle tipologie di operazione. Cioè il modo con cui un browser Braille per ciechi interpreta un HTML è naturalmente totalmente diverso da come lo interpreta un browser su un portatile piuttosto che un browser su un mobile, però partono tutti dalla stessa rappresentazione, quindi di fatto quel sistema è portabile. Vabbè, non importa che andiamo così nel dettaglio. E sostanzialmente HTML è un linguaggio fatto di tag, questi marcatori sono fatti in questa forma, un documento HTML inizia con una dichiarazione HTML che dice ehi browser, sto usando HTML, sto parlando questa lingua, è un protocollo anche questo, no? Dico a chi mi legge che lingua parlo, sto parlando HTML, e finisce con un che uso HTML, ho finito il mio messaggio. In mezzo ci sono tutta una serie di marcatori strutturali che definiscono qual è la struttura del documento. Qui pure ci torniamo nel pomeriggio, perché cosa vuol dire elementi strutturali e cosa vuol dire elementi di formattazione è un aspetto importante. Però diciamo gli elementi che sono definiti nelle prime versioni di HTML sono soprattutto strutturali. Ti dicono che il titolo del documento è racchiuso tra i tag title, non ti dicono che lo devi mostrare verde o lo devi mostrare giallo, lo devi mettere in mezzo, lo devi fare grande. Ti dicono, guarda che questo è il titolo, quindi ti dicono la semantica del documento. Poi
sono affari tuoi browser come lo rappresenti, in braille lo rappresenterai in un modo e sul mobile ovviamente in un altro, però tu che leggi macchina sai che quello è il titolo. Poi c'è un elemento body che è il corpo del documento, bla bla bla, ci sono tutta una serie di marcatori. Comunque, ecco, quindi per fare un recap, il web nelle sue prime versioni e tuttora è costruito su tre principi: gli identificatori, il protocollo HTTP per comunicare e l'HTML per rappresentare le risorse. Tre elementi di una semplicità incredibile. Se andate a vedere le specifiche, ora sono molto più complesse, ma se andate a vedere le prime, sono veramente poche pagine. Ma come è fatto sto web? Cioè, come si evolve? Che forma ha preso? Che forma gli hanno dato? E l'abbiamo già visto prima, è un grafo, quindi un insieme di vertici o nodi uniti da dei link, che sono gli archi del grafo. E il grafo è un oggetto matematico affascinante che si inizia a studiare alla fine del 600 a Königsberg, Eulero. Si pone il problema, e Königsberg è una città fatta di tanti, che c'ha un fiume e c'ha dei canali e quindi c'ha tanti ponti. Quindi a Eulero viene posto il problema di come si possa attraversare questi ponti senza passare due volte sullo stesso ponte. E lui quindi ci studia e dimostra che non si può. E quindi nasce la teoria dei grafini. E si iniziano a studiare i grafi. I grafi che hanno un ruolo veramente importante nel web e tantissimo nel web dei dati, perché è la nostra struttura dati principe. E queste reti, questi grafi, vengono oggi studiati in diverse accezioni e in diverse discipline, perché sono una struttura che non si ritrova soltanto nel web, ma si ritrova spesso, per esempio, anche nelle scienze della vita, si ritrova nelle scienze sociali, quindi quando si studiano i comportamenti delle persone e dei gruppi. È una struttura dati molto studiata e in particolare i fisici hanno studiato come queste reti si creano e come queste reti si evolvono nel tempo. E hanno dimostrato e hanno scoperto alcune proprietà dei grafi che sono scoperte, che diciamo ci dicono tanto di come funziona il web. In particolare il web è una rete diretta, cioè i link hanno un verso. Ci sono grafi diretti e indiretti, cioè esistono delle reti in cui i nodi vanno da una parte e dall'altra, il web no, e questo ha delle conseguenze, anche questo lo vediamo per come poi il web si è evoluto, c'ha un verso. Quindi si va dalla pagina A alla pagina B, non si torna indietro alla pagina A, sì, c'è il tasto back del browser, ma non è un meccanismo insito nei dati, ecco. È una costruzione fatta sopra. È una rete complessa, è una rete a invarianza di scala. L'essere una rete a invarianza di scala significa, ha anche degli aspetti importanti e ha a che fare con come questa rete si modifica nel tempo, come cresce. E quindi, appunto, lo dicevo prima, è un grafo orientato, quindi le frecce hanno un verso. C'ha questa simpatica caratteristica che entrare a far parte della rete, per entrare a far parte della rete basta un collegamento. Basta un collegamento solo. È diverso da quelle reti che guardavamo all'inizio, dove ci sono delle griglie.
e che se tu sei un nodo in mezzo devi avere i collegamenti con tutti i nodi vicini, altrimenti non sei parte della rete. Qui ti basta un link in entrata o in uscita. Quindi se io voglio mettere un nuovo sito sul web, mi basta, per entrare a far parte di questa rete, collegare un link solo, mi rende parte della rete. E quindi, diciamo, cresce, questo ha delle conseguenze su come la rete cresce e si evolve. È un mondo piccolo, tutti conoscono il famosissimo esperimento di Milgram dei gradi di separazione che lui fece con le lettere, sulla rete sono stati fatti degli studi. Questo è in particolare del 2004, ma ora è diventata molto più densa la rete. I gradi di separazione sono ancora di meno tra un nodo e l'altro della rete, in media. Però è interessante che ci sono delle zone del web che sono poco connesse. E poi le vediamo, perché noi siamo abituati a pensare che utilizziamo dei motori di ricerca come Google e pensiamo che quello sia tutto il web. Falso. È una cosa tipo il 25% del web. Quindi una porzione microscopica di quello che è tutto il web. E il perché dipende in parte dal fatto che la rete ha questo tipo di topologia e non un altro. E quindi esplorarla tutta è difficile. C'è un altro elemento topologico importante che deriva da come la rete si sviluppa, che esistono sostanzialmente degli connettori forti, dette nella scienza delle reti hub e authorities. Sono dei nodi che hanno moltissimi link in uscita, l'uno, e moltissimi link in entrata, l'altro. Gli hub sono sono particolarmente importanti sul web, e potete pensare facilmente a degli hub. Ovviamente Google è un hub, è l'hub più grande che esiste sulla rete. Ne esistono tanti altri, grandi, piccoli, tematici. Questi nodi hanno un ruolo particolare sulla rete e hanno un ruolo particolare su come la rete è esplorabile, cioè la presenza o l'assenza di questi nodi può determinare degli effetti importanti sulla raggiungibilità di tutti i link. Per cui quell'idea originaria di internet come una cosa resistente agli attacchi in un certo qual modo, perché ARPANET nasce nella difesa, come un progetto della difesa americana. In realtà è vero fino a un certo punto, nel senso che è successo quando vanno giù internet, quando vanno giù Google o va giù Facebook o questi grandi connettori, succede che intere porzioni della rete diventano irraggiungibili, proprio perché sono dei connettori. Questo è ovviamente un problema, ha ovviamente dei risvolti politici, non soltanto tecnologici. E appunto, ecco quello che dicevo adesso, l'architettura del web oggi è dominata da pochi nodi altamente connessi, che tengono insieme una serie di nodi poco connessi. E quindi questi nodi qui, che sono i siti web delle nostre aziende, delle nostre associazioni, eccetera, eccetera, sono dipendenti da degli hub. Significa che per mettere in crisi la rete, se noi andiamo a attaccare questo nodo qui, questa intera porzione della rete diventa irraggiungibile, giusto? E insomma, questa è una cosa di cui bisogna tenere conto, perché non è tutto oro quel che luccica. E
il principio è sostanzialmente quello dell'80-20, paretiano, per cui l'80% dei piselli viene dal 20% dei baccelli, l'80% dei profitti è prodotto dal 20% degli impiegati, l'80% dei link parte dal 20% di pagine. È una cosa empirica, non è esattamente così naturalmente, però è abbastanza rappresentativo. E quindi insomma questi 20% di nodi sono chiave. Vabbè, l'invarianza di scala la lasciamo stare, ha a che fare con come il web si sviluppa e cresce. Su queste cose c'è uno straordinario libricino di Barabasi, che è un matematico ungherese, che vi consiglio caldamente di leggere. E è tradotto in italiano con il nome di Link, che appunto ha studiato la evoluzione delle reti, sia sul web sia in altri domini. È veramente, secondo me, un libro di illuminante e di grande semplicità, cioè di grande divulgazione. Non è per niente tecnico e si legge con piacere. Ecco, questo è un lavoro di un hacker, mi pare finlandese, che purtroppo è morto 2 o 3 anni fa, e che ha studiato come in un contesto, diciamo, anche non accademico, ma molto pragmatico, come è fatta la rete, qual è la forma del web, e ha prodotto una quantità incredibile di materiali. Il sito ve lo passo poi più tardi. Lui ha disegnato questo schema di come è costruita la topologia del web, e ha disegnato un corpo centrale che lui chiama Strongly Connected Core, che è un corpo centrale facile da navigare, cioè fatto di hub e di authorities, e quindi di siti che hanno tante sono molto densamente interconnessi tra loro. E quindi su questo Strongly Connected Core esistono sempre dei percorsi di navigazione che ti fanno raggiungere tutti i nodi. Questo Strongly Connected Core è quello facilmente raggiungibile dal motore di ricerca, no? Quindi qualunque motore di ricerca, siccome esistono sempre dei percorsi, non fa fatica, beh, non è del tutto vero, un po' di fatica la fa, però diciamo riesce abbastanza bene a indicizzare questo cuore. E dopo esistono dei esistono altri due corpi, due cluster di aree del web, che sono il continente in e il continente out, che hanno rispettivamente tanti link in uscita ma pochi link in entrata. Pensate per esempio ai siti directory, dove ci sono elenchi di, ma non so, anche banalmente una bibliografia, una cosa come Delicious, per esempio, un raccoglitore di bookmark dove ci sono una grandissima quantità di link che escono e pochi che entrano. E naturalmente questo è una brutta bestia, sono brutte bestie, perché è difficile entrarci dentro questo continente in, perché si esce facilmente ma si entra male. E poi c'è il continente out. Il continente out è l'inverso del continente in ed è fatto di siti che hanno tanti link in entrata e pochi link in uscita. Vi immaginate qualcosa? Per esempio, i siti web aziendali spessissimo tendono, o gli e-commerce tendono a tenerti dentro al sito, non vogliono che tu esca dal sito, e di conseguenza è difficile uscire da questo continente out, è come una nassa. Te pesce entri dentro e poi fai fatica a uscire. E tu pesce non sei necessariamente l'umano, perché per l'umano
questa topologia, diciamo, ha degli effetti diversi da quelli che ha per un agente software. Un agente software che si trova a finire dentro al continente out fa fatica a uscire di lì, un crawler fa fatica. Ci sono delle tecniche, però insomma, è importante sapere qual è la topologia del web. E poi ci sono quelle che lui chiama disconnected components, che sono delle isole. Sono delle isole di siti che hanno pochi link, sia in entrata sia in uscita. Naturalmente questi sono i più difficili da raggiungere, però sono tanti. Cioè il disegno non è molto rappresentativo, perché quello strongly connected core in realtà è piccolo. Sono l'in, l'out e i disconnected components che sono grandi. E poi ci sono tutta una serie di altre cose di contorno che trasformano questa caramella in una medusa, e sono sono per esempio dei tubi che collegano un continente con l'altro, che però hanno dei versi, eccetera, eccetera. Vi passo poi il link di questi studi, perché sono davvero interessanti. Ora abbiamo fatto un po' di storia, no? del web, di come è nato, bla bla bla, e io volevo andare avanti ancora un po' con la storia e vedere come si è evoluto poi dopo, perché abbiamo parlato finora del web degli esordi, di come era fatto, e poi c'è stata un'evoluzione sociale che tutti conoscono, che è quella idea del web 2.0, che non c'ha una definizione precisa, si scannano tutti su cosa significhi web 2.0, perché dal punto di vista tecnico-scientifico non ha una definizione, non è che è cambiata la tecnologia era la stessa, è cambiato il modo con cui le persone interagiscono con il web. E su questo vado un po' veloce, perché lo sapete tutti, però spesso si prende, tra le altre, questa definizione di questo controverso personaggio che è Tim O'Reilly, che dice: "The web 2.0 is a set of economic, social and technology trends that collectively form the basis for the next generation of the internet, a more mature, distinctive medium characterized by user participation, openness and network effects." Io non sono tanto d'accordo. Cioè, secondo me, di openness nel web 2.0 non è che ce ne sia poi tanta. User participation è evidentemente l'elemento caratterizzante di questa idea del web 2.0, tanto che no, poi si parla del web come piattaforma, cioè non più un mezzo puramente passivo in cui tu sei un lettore, tu persona sei un lettore, ma sei un agente che interagisce con dei servizi. C'è un qualcosa di interattivo che va oltre la pagina, che reagisce a delle azioni tue. Il software come servizio, sono tutte idee legate al web 2.0, lo sviluppo e il boom del peer-to-peer, quindi Napster, Mule, eccetera, eccetera. Ma soprattutto la centralità dei dati, no? Non dei dati, è sbagliato, dei contenuti e delle persone. Gli user-generated content, questi sono le famosissime copertine del Times del 2007, che nel 2007 il Times ha messo uno specchio in copertina, no? E ha detto: "Person of the year is you", cioè il personaggio dell'anno siete voi. Con lo specchio, perché il web, yes, you control the information age, welcome to your world. Non è vero, ma no, sto scherzando. Io non credo a questa utopia del web come mezzo, del web 2.0, del web partecipativo come
sistema totalmente democratico. Credo che, e anche su questo c'è un libro molto molto bello di un ricercatore russo, che mi pare si chiami Mozorov, che racconta questa cosa, che argomenta e studia questa cosa. In realtà sì, ci sono degli aspetti di partecipazione importanti, ma ci sono anche degli aspetti di controllo, di centralizzazione. Però sono queste tappe scandite dal Times nel 1983, che invece di dire Person of the Year fa Machine of the Year, il personal computer, e il 2007 in cui Person of the Year, you. Sono due momenti storici importanti. E questa è una vignetta carina che non si legge, che mi piace molto. Ve la reggo io. Dice, il tizio sulla sinistra dice: Web 2.0, ti rendi conto di che rivoluzione sia? Ora gli utenti da semplici visitatori diventano i primi produttori dei contenuti per siti internet, grazie a blog, forum, spazi dedicati alla creazione di gallerie di video, di foto, di scritti, da spettatori a protagonisti. Fammi capire, in pratica è come pagare un muratore perché ti dia la malta e ti dica: Toh, la casa costruiscitela tu. E ecco la grande cosa, la grande immagine, no, che abbiamo visto milioni e milioni di volte del Web 2.0 è questa idea della folksonomy, della tag cloud, del creare reti, del creare collaborazioni, le reti sociali. E i primi, MySpace, e poi quelli più avanti, Facebook, mettere in contatto persone, condividere, è effettivamente una cosa che lo ha cambiato tanto il web. E per noi, che poi alla fine di web dei dati ci dobbiamo occupare e non di altro, è importante questo aspetto della nascita delle folksonomies, che diciamo, generano un cambiamento in una pratica secolare che è quella della organizzazione della conoscenza con strutture tassonomiche, quindi rigide. Il Web 2.0 il grande cambiamento che porta è quello di forse, diciamo, a lasciare un po' questo modello dell'organizzazione della conoscenza secondo delle strutture rigide, ma di spostarsi verso dei modelli caotici e partecipati di organizzazione della conoscenza, che hanno i suoi pro e hanno i suoi contro, naturalmente. Questa cosa qui si vede poi su Wikipedia, per esempio, è un esempio straordinario di intelligenza collettiva, forse la più grande opera mai creata dall'umanità in forma collaborativa. Sicuramente la più grande enciclopedia, no? Pensate all'enciclopedia di Diderot e d'Alembert e al modo con cui questo sapere veniva accumulato, no? Prima un imbuto, quindi una forma strutturata di generazione della conoscenza, e poi qui una modalità di creazione di conoscenza totalmente collaborativa, una cosa che tante persone fanno ancora fatica a capire, cioè per noi. E per le generazioni dopo di noi, cioè, è una cosa totalmente parte della nostra cultura, ma no, quante volte ci è capitato che qualcuno ci chiedesse: ma non può funzionare? Ci dice: ma non può funzionare, ma come ognuno scrive quello che vuole, sarà pieno di schifezze,
sarà la gente farà vandalismo, verranno cancellate le cose, non è affidabile. Quante volte ce l'hanno ripetuto che Wikipedia non è affidabile. Poi in realtà vai a vedere degli studi anche scientifici che ti dimostrano che è più affidabile di tante opere costruite col sistema tradizionale, per così dire. E l'altro aspetto del web 2.0 è che popolarizza, attenzione, non inventa, popolarizza, rende popolare questo modello di trasmissione della conoscenza legato alla openness, quindi legato in parte anche al copyleft, insomma, che in qualche modo attacca e rivoluziona la metodologia tradizionale che è in piedi dalla fine del Seicento per proteggere la proprietà intellettuale, l'opera dell'ingegno. E questa era una cosa che era già stata attaccata fortemente anche in informatica, perché tutto il movimento, e l'avevamo visto prima, no? Delle request for comments, da cui poi viene fuori l'open source, il software libero, eccetera, eccetera, avevano già affrontato in profondità questi concetti. Quel che succede col web 2.0, 2007, 2008, 2009, è che questa cosa diventa estremamente popolare, non rimane rinchiusa tra noi geek dell'informatica o tra i geek della scienza che parlavano di open access in maniera del tutto disconnessa dal movimento del software libero, o piuttosto che dagli artisti che in certi ambienti facevano la stessa cosa. E il web 2.0 con il Creative Commons, tutti questi movimenti lo rendono popolare, ma di questo non parlo perché non sono assolutamente un esperto, e soprattutto ho visto che ci sono degli incontri proprio dedicati a queste cose qui più avanti, quindi ok. Io ho Vai. una domanda. Ok, sì. Allora, per diciamo entrare anche un po' più nel vivo dell'argomento, secondo me, almeno la cosa che io per prima ho avuto difficoltà, insomma, a comprendere è come da appunto la condivisione totale della conoscenza, che totale, insomma, è una parola grossa, però questa possibilità di condivisione della conoscenza, internet e tutto questo si possa collegare poi con quello che fai tu, cioè avere un business che parta da questi principi, che sembrano invece, anche se so che non è così, insomma, poi tu ce lo spiegherai sicuramente meglio, sembrano, diciamo, stridere con l'idea invece appunto del business e del guadagno in qualche modo da queste cose. Ottima domanda. E la risposta è complessa, però faccio la sintetizzo. Come fai a fare un business su un bene comune? Cioè, il fare un business su un bene comune è una cosa nuova? Un agricoltore. Un pastore che porta le sue pecore a pascolare su dei pascoli che sono dei commons, ti regala il latte? Non ti regala il latte. Scusate. Battery is under a quarter full. Sì, dai, silenzio. Quindi, ecco, lo volevo proprio estremizzare così. Il modello è quello. Non so come spegnere questa cosa. Le
Lo volevo estremizzare in questo modo. Il modello è quello del pastore che porta le sue mucche a pascolare su una cosa che storicamente è un commons, il pascolo, anche se è sempre più, i commons sono sempre più attaccati, ma costruisce il suo modello di business sopra un commons, offrendoti dei servizi a valore aggiunto. Tu puoi andare nel prato, ma non hai la mucca e non hai tutto quel sistema di trasformazione che porta dalla stalla al cartone del latte. Il business costruito sui commons, il business costruito sugli open data è costruito di solito con questo modello. Non so se ho troppo sintetizzato. E ecco, ritorno qui perché, e mi aggancio a questa cosa di cui stavamo parlando, perché c'è un altro effetto che è diventato noto con il web 2.0. C'è un articolo molto divulgativo, un librino molto divulgativo qui di Chris Anderson, che si chiama La coda lunga, che rende popolare un altro effetto economico che si è verificato grazie a questa esplosione del web e del web 2.0 e dei beni digitali, che diciamo la possibilità di accedere a un pubblico gigantesco e il crollo dei costi di produzione e di storage del prodotto fanno sì che si crei una coda lunga, per cui non si vede bene, scusate la slide, ma questa parte è disegnata in verde e questa parte è disegnata in giallo, per cui accidenti. Per cui questa parte della coda, appunto la parte lunga, è come area, come volume più grande di quella verde. Che cosa vuol dire questa cosa? Che cosa rappresenta questa curva? Questa curva potrebbe, pensate per esempio alla musica, no? Nella musica, ma anche nella letteratura, ci abbiamo tanti. Cioè, abbiamo pochi best seller. Questi best seller sono venduti a milioni di persone. Questi best seller sono quelli che stanno nella parte a sinistra della curva. Quindi, pochi best seller, milioni di copie vendute. E fino, estremizzo anche qui, fino alla esplosione del bene digitale, questa parte della coda non esisteva. Perché non esisteva? Perché non era economicamente efficiente produrre un non bestseller. Quindi gli editori puntavano sui bestseller, perché c'era un costo di produzione alto e c'era un costo di immagazzinamento alto. Quindi se io producevo un libro che mi leggevano 10 persone, ci perdevo, perché l'investimento era più alto dei ricavi. Con i beni digitali e con tutta questa cosa che è successa, diventa economicamente vantaggioso produrre un libro anche se lo vendi a 10 persone. L'effetto che non ci si aspettava è che è talmente tanta la gente che posso raggiungere, sono talmente tante queste nicchie di 3, 4, 5, 10 lettori, che l'area gialla è più dimensionalmente più grande dell'area verde. Quindi valgono di più le nicchie dei bestseller. Questo è un effetto devastante, ovviamente. E questo ha un effetto devastante su come poi sono costruiti i business sugli open data e sui commons. Spesso i business sugli open data, quei pochi che esistono, sono costruiti per andare
per rivolgersi al questo segmento di mercato giallo, non al verde. In particolare fa quasi ridere, ma quello che la mia azienda sta cercando di fare, e tantissime altre stanno cercando di fare, è di fare concorrenza a Google. Fa ridere, come si fa a fare concorrenza a Google? Di fare concorrenza a Google qui, non qui. Quindi sfruttando questo effetto. Io ora, siccome anche per me che sono mi sono trentinizzato in questi ultimi 2 anni, le 11:45 vuol dire che si sta avvicinando l'ora in cui si inizia a pensare al cibo. Allora io, e siccome vorrei chiudere questa parte per andare avanti, vi vorrei far vedere un filmatino molto bello, se riesco a arrivare a un browser, ecco. E, aspetta che ce l'ho qui, me l'ero aperto di là. Ecco, anzi, 2 filmati vi faccio vedere. È un filmato notissimo di un professore che ha raccontato questa cosa, questa idea del web 2.0 in 4 minuti. È un filmato molto noto e molto divertente. Ho trovato una sottotitolatura in italiano. È un professore, si chiama Welch, è un professore di etnografia digitale alla Kansas State University. È un filmatino molto molto efficace. Non si sente l'audio però. Ah, ok. Qua. Proviamo. Va bene. Ancora. È al massimo. Si sente? Ok, andiamo. È denso, guardatelo con attenzione perché ci sono delle cose molto fini e non facili da scorgere, ma racconta tante di quelle cose di cui abbiamo parlato fino adesso. Thank you.
filmato secondo me è molto, molto spettacolare e molto, molto efficace, no? E volevo portare la vostra attenzione su un paio di cose, al di là degli elementi spettacolari che sono molto belli. A un certo punto fa un esempio e dice che websites can mash up information. Comincia a parlare dell'idea di fondere cose che vengono da fonti differenti. E poi dice dobbiamo ripensare alcune cose, dobbiamo ripensare al concetto di proprietà intellettuale, al copyright, alla privacy, a tutta una serie di aspetti. E quindi si avvicina piano piano, vedete, quelli che tra voi già lo sanno, vedete che si avvicina all'idea del web dei dati, no? Cioè l'idea di cominciare a fondere informazione che viene da contesti differenti. Questo è fatto nel 2007, è fatto da un professore di etnografia ed ha un focus molto forte sul web 2.0. Però alcuni passaggi che voi avrete notato, non so se ora riesco a tornare indietro senza audio. Questo passaggio è particolarmente interessante, no? Lui ci dice, se noi abbiamo delle strutture dentro le pagine che anziché rappresentarne la forma, ne rappresentano la semantica e quindi il significato di come questi pezzi di testo devono essere utilizzati, questi pezzi di testo diventano interoperabili, diventano riutilizzabili. Quindi language, title, eccetera, eccetera, e altre cose più avanzate fanno sì che questi contenuti, e quindi forse anche questi dati, lui non ne parla, ma è così, vedete che vanno a finire, un blog va a finire dentro un aggregatore, quindi viene rappresentato in un modo differente. Qui viene fuori forte l'idea del web dei dati. Il web dei dati è tutto costruito per estremizzare questo concetto, no? Del riuso dell'informazione e del utilizzare il contesto e i dati per costruire qualcosa di nuovo e di inatteso, utilizzando delle robe che già esistono. E c'è un altro passaggio che trovo interessante, che a un certo punto dice, vi fa vedere tutti questi contenuti, tutte queste cose straordinarie, who will organize all of this? Chi è che organizzerà tutta questa informazione? E dice, you will. Perché una volta che l'informazione è completamente distribuita, una volta che siamo utopicamente in grado di rimacinarla e riutilizzarla per creare degli artefatti nuovi, e chiunque fa questa cosa qui diventa naturalmente molto più complicato organizzare tutto questo sistema di conoscenza. E soprattutto la necessità che ci viene immediatamente dopo è quella di riorganizzarla secondo la nostra visione del mondo, non secondo la visione del mondo di un singolo operatore che organizza questa informazione. Quindi questo, vi ho fatto vedere questa cosa perché è bello e perché introduce, secondo me, i temi di fondo del web dei dati. Ve ne vorrei far vedere un altro, se me lo permettete, che introduce l'altro dei temi del web dei dati, il passaggio da un'organizzazione gerarchica della conoscenza a un'organizzazione a grafo.
anche questo è molto bello, è un po' più lungo, ma come al solito sicuramente più interessante che sentire me. Chissà dove ce l'ho, devo guardare qua. Purtroppo è solo in inglese, non sono riuscito a trovare una traduzione italiana e non ce l'ho fatta a farla. Però è una di queste serie di RS Animate che sono bellissime, magari le avete viste, sono degli incontri con dei grandi pensatori e con un disegnatore sotto che disegna quello che loro dicono, sono veramente belli. E ce ne sono tanti e sono spesso veramente, veramente belli. Guardiamocelo. I'm going to talk today about the power of networks and the challenge of mapping an increasingly complex world. How did this start with trees? Trees have actually been really important religious symbols over the ages. We can see trees all the way back from ancient Babylon to Judaism to, of course, Christianity. But even more than religious symbols, trees have really been important knowledge classification systems throughout the ages as well, mapping a variety of aspects, mapping the blood ties between people, of course, mapping the main characters and stories told in the Bible, mapping also the main areas of science, and even mapping, of course, the species, the various species in the planet, and again, using the tree metaphor on and on and on. This widespread metaphor, it's so popular because it really expresses human desire for order, for symmetry, for hierarchy, for simplicity, for balance and unity. Trees are really an embodiment of the simple way we like to look at the world. And one of the oldest trees of knowledge known to man, this was actually devised by Aristotle himself, this beautiful tree of knowledge that tries to come up with a universal structure for everything that we know across the world, from living bodies, animals, humans. And this was considered to be the first tree of knowledge, and of course we have grown a lot more knowledge since then. In my view, we are really in this turning point from trees to networks. We are really facing a paradigm shift. A paradigm shift in the sense that trees are no longer able to really accommodate the inherent complexities of the modern world. And this happens, of course, for a series of reasons. One of the best articles I've read on this topic has been, was written by Warren Weaver, American scientist Warren Weaver. And in 1948, he wrote an article on the topic of organized complexity. And Weaver basically divided modern science into three different stages. The first one covering the 17th, 18th, and 19th century to what we would consider to be problems of simplicity. During this period, scientists were primarily concerned how one element influences the other. Moving to the second stage of modern science, scientists really became aware that it's not just one or two elements going on, there's a lot of elements in our planet. But to some extent, the way that they were sort of connected was fairly chaotic, fairly random. At least it was thought during that time, discovering at least the first half of the 20th century to what we would consider to be problems of disorganized complexity. Moving, of course, to the end of the 20th century and the current century where we are now, scientists, of course, became much more aware. It's not just a huge variety going on, there's not just a huge number of elements in our planet, but they are also highly interconnected and highly interdependent to what we would consider to be problems of organized complexity. And you can really see these problems of organized complexity in a way that trees are unable to sort of suffice in many different areas. We can see those problems of organized complexity in the way we try to unravel our ecosystems. So no more we have this extremely simplified predator versus prey diagrams, right? We are understanding our ecosystems in a much more complex way. This is a diagram
of all the species that interact with cod, actually close to 100 species interacting with cod in the off the coast of northeastern Canada. And you can really see, actually, cod is right in the middle. You can actually hardly see the massive line, but it's kind of incredible the amount of interactions that exist within the species. Again, this complexity of ecosystems that we have around us. We also see these problems of organized complexity in the way we try to decode our own brain. So, you know, before we used to think about the brain as this modular, centralized organ where different area was responsible for a given set of actions or behaviors. It's kind of appealing to think about the brain as a central element responsible for a variety of actions. But of course, it's not central at all. The more we realize that, you know, our brain is really almost like a music symphony played by hundreds and thousands of instruments. This is one of the most complex maps of the brain. It was created by the Blueprint Project, which is, you know, very much related to the Human Genome Project. It's at least the same kind of scale. And it's mapping 10,000 neurons, it's mapping 30 million connections between those neurons. And it's just 10% of the human neocortex. That's it, 10%. It's really remarkable to really have the first sort of map, the inherent complexities of the brain. We also see these problems of organized complexity in the way we categorize knowledge. This is one of the most beautiful tree representations. This was created for the French Encyclopedia, the biggest encyclopedia at the time, created by Diderot and D'Alembert, you know, the big sort of encyclopedia of enlightenment. This really represents that enlightenment in many ways. But even though it was brilliant at the time, 1751, it really represents knowledge as a tree where branches don't really touch each other, right? I mean, they touch in the diagram, but they don't. They have no connection, they have no ties between them. It's individual branches that branch off and there's no connection whatsoever. In comparison, you can actually see here, these are two maps of Wikipedia. And Wikipedia, of course, all of you know, it's really one of the largest rhizomatic structures ever created by man. You can really understand that, you know, by looking at these maps, and of course using Wikipedia, as we have done probably several times already, that knowledge is really highly interconnected, is, you know, just like an effort, really. I mean, you can actually see here some topics like mathematics and others, and they have immense connections with other disparate areas of knowledge, apparently disparate, but sharing a lot of ties. We also see these problems of organized complexity in the way we try to organize ourselves. And this has been, again, with us, you know, throughout time, especially after the Industrial Revolution, where this notion of top-down hierarchy became so prevalent in, you know, institutions, society, companies, governments, etc. But this is, you know, the typical organization chart, you know, where, again, the top-down all the way from the president to the individual workman down below. But of course, we are much more idiosyncratic beings, as we all know. And the internet is really drastically changing this paradigm of looking at social structures from a hierarchical point of view, a tree structure. This is a map of online social collaboration between Perl developers. And Perl is a very famous programming language. And here you can actually see thousands of people collaborating in a variety of projects and, you know, sharing this, you know, very network structure, which is the opposite of again, any sort of hierarchy. There's no leader per se, just freely collaborate online to achieve a given project. We also see this kind of paradigm shift in the way we look at nature, right? In the way we order nature itself. So the image that you have on the left side, as a big fan of Darwin myself, this is actually the only illustration that Darwin had in The Origin of Species, what he denominated to be the Tree of Life. And of course, since then, you know, over the past 150 years, many scientists have evolved this tree of life. And of course, on the right is the typical top-down hierarchical structure that we have to categorize every single species on Earth that we know. Again, all the way from domain to the individual species on the sequence that we see for the human. But this has actually been changing drastically. Very recently, scientists really discovered that overlaying this tree of life, the original tree of life by Darwin, there is a dense network of bacteria, and that this bacteria is actually tying very disparate species and making them really close together. And if you consider that roughly 90% of the human body is made of bacteria in our cells, you can really understand the significance of this discovery. And a lot of scientists are really calling this the web of life. It's not the tree of life anymore, it's the web of life, it's the network of life.
Networks are truly everywhere. It is this omnipresent structure. The brain is a network of nerve cells connected by axons. Cells themselves are, of course, networks of molecules. Societies, as we all know, are networks of people linked by different types of ties. Of course, on a larger scale, you can think about food webs and ecosystems, as we saw before, as networks of species. And of course, it really pervades, random networks pervade human technology, from the internet, power grids, and transportation systems. And then finally, I would just like to end with a little bit of a teaser. Is there such a thing as a universal structure? I love this comparison. So what you have on the left side is the neural network of a mouse from 2006, which at this scale is pretty much similar to our own. And then on the right side is the Millennium Simulation. It was the largest and most realistic simulation of the growth of cosmic structure and the formation of galaxies. It was able to recreate the evolutionary history of approximately 20 million galaxies in approximately 25 terabytes of output. And here again, you have the same comparison, just at a different scale. Again, a neural network of a mouse, again, very similar to our own. And again, the London simulation at a different scale. And for me, coincidentally or not, I just find this comparison striking at so many different levels between the smallest scale of knowledge of human knowledge and the largest scale of knowledge, the universe itself, and how everything is really so similar. Are we in the presence of this universal structure being the natural? Even more than the idea of representing this complex system is the need for a new way of thinking. And this new way of thinking is about this pluralistic way of thinking, that everything is interconnected, everything is interdependent. We almost going back to the polymath, you know, the Renaissance man mentality, that you know, it's not just about being a specialist in one area, you need to know a little bit of everything. Or at least create outbound ties that are, you are able to learn from other different areas. I think this is the most beautiful aspect of knowledge that we can take into consideration by looking at this network thinking. It's more important even that we actually make that mental shift, because I think there's an immense benefits that can come from that, this network outlook of the world itself. Bello, vero? E secondo me, ecco, spero che non mi prendiate per un pazzo completo e che tra questo caos venga fuori un po' di struttura e che si cominci a vedere una pista. Io dice una cosa bellissima che è you need to know a little bit of everything. Per me è una scusa, perché così mi posso permettere di non sapere niente bene, no? Però forse da tutti questi pezzettini io quello che volevo cercare di comunicarvi oggi era di costruire una pista, cioè volevo costruire una pista che comprende la tecnologia, che comprende anche tutti questi altri aspetti, per arrivare poi finalmente al nocciolo di quello di cui avremmo dovuto parlare oggi, che sono le mucche. e però insomma spero che questi salti, che si intraveda un filo. Se il filo non si intravede e tutto ciò non ha senso, ditemelo, ovviamente. E ecco, quindi queste due cose, secondo me, io esagero, no? Ma penso che se dovessi spiegare a qualcuno che cos'è il web dei dati, io farei vedere questi due filmati. Anzi, ne farei vedere un terzo, ma me lo tengo per dopo pranzo, quando ci verrà la Biocco. E così quello lì ce lo vediamo dopo, e secondo me completa perfettamente il quadro. E ritorniamo un po' a noi, mi sono anche un po' perso il filo della struttura, ecco, no, invece ce l'ho. E siamo arrivati qui, no? Siamo arrivati a vedere un contesto storico, a vedere una prospettiva sociale, e quello che vorrei fare adesso è farvi vedere un contesto un po' più tecnologico, anche qui arrivandoci piano piano, e degli esempi concreti. Per fare questo salto più avanti
e insomma a mettere un po' le cose insieme, ecco. Dov'è? Dov'è? Allora qui, per introdurre davvero il web dei dati, cioè che cos'è il web dei dati, io vi volevo leggere un pezzettino di un articolo famosissimo che si chiama The Semantic Web, che è stato pubblicato su Scientific American nel 2000, non mi ricordo, può essere, forse prima, da Ora Lassila e Tim Berners-Lee, e che mette questa cosa in un contesto pratico, perché se no sembra che parliamo di delle cose scollegate dalla realtà. Vi leggo un pezzettino. 2001. Sì, mi sa che è 2001. E dice questo articolo, è lungo, in italiano è stato tradotto dalle Scienze, purtroppo non è disponibile, però insomma si legge anche abbastanza bene in inglese. Dice: quando il telefono squillò, il sistema di intrattenimento stava cantando a squarciagola We Can Work It Out dei Beatles. Nel momento in cui Pete alzò la cornetta, il suo telefono abbassò il volume, mandando un messaggio a tutti i dispositivi locali con un controllo del volume. All'altro capo della linea c'era sua sorella Lucy, dallo studio medico. La mamma ha bisogno di una visita specialistica e poi dovrà eseguire una serie di trattamenti, due volte a settimana o giù di lì. Ora chiedo al mio agente, software, di fissare degli appuntamenti. Pete accettò subito di condividere l'impegno. Dallo studio del medico, Lucy istruì il suo agente semantico attraverso il browser del suo palmare. L'agente di Lucy trovò immediatamente dall'agente del medico le informazioni relative al trattamento prescritto, controllò diverse liste di offerte e controllò quelle che rientravano nel piano assicurativo della madre nel raggio di 20 miglia da casa sua e con un rating di fiducia eccellente o molto buono. Poi l'agente cominciò a provare a cercare gli appuntamenti liberi offerti dagli agenti dei singoli provider tramite i loro siti compatibili con le disponibilità di Lucy e Pete. In pochi minuti l'agente presentò a loro un programma. Pete non lo apprezzò. Lo University Hospital si trovava dalla parte opposta della città rispetto alla casa della madre e avrebbe dovuto tornare indietro nel caos del traffico dell'ora di punta. Programmò il suo agente in modo da rifare la ricerca, con preferenze più strette sul luogo e orario. L'agente di Lucy, avendo completa fiducia in quello di Pete riguardo a questa specifica ricerca, fornì a quello assistenza immediata, fornendogli l'accesso ai certificati e agli shortcut dei dati che aveva trovato. Quasi istantaneamente fu presentato un nuovo programma. La clinica era molto più vicina e gli orari anticipati, ma c'erano due avvisi. In primo luogo, Pete avrebbe dovuto spostare due appuntamenti poco importanti. Controllò di che cosa si trattava e vide che non era un problema. L'altro riguardava il fatto che la clinica non rientrava nell'elenco di terapeuti coperti dalla compagnia di assicurazione. L'agente lo rassicurò: servizio coperto e piano assicurativo verificato sicuro da altri mezzi. Dettagli? Lucy si rese assente nello stesso istante in cui Pete brontolava: risparmiami i dettagli, e il tutto fu risolto. Ora, è una storia, naturalmente, ancora molto lontana dalla realtà e per certi versi pure un po' inquietante, no? Però è la visione del web dei dati, cioè questo è uno degli use case sui quali si sta costruendo il web dei dati, cioè l'idea che ci possano essere degli agenti intelligenti che sono in grado di intelligenti o non intelligenti, ma comunque di andare a recuperare dei dati in maniera, per così dire, in qualche modo autonoma dal web. Questo articolo in realtà è densissimo di messaggi e chi di voi si occupa di queste cose li avrà colti. Ci sono tutta una serie di messaggi molto fini qui dentro, anche cose che non siamo ancora arrivati ad implementare, però
Se uno legge questo articolo che è di 10 anni fa, lo legge oggi e lo legge, gli viene in mente una cosa come Google Now o Siri, cioè almeno a me me lo fa venire in mente. 10 anni fa era veramente una cosa di fantascienza, adesso cioè, non siamo lì, no? Non siamo ancora lì, però una cosa come Siri o Google Now ci si avvicina molto a questa visione. Ecco, quindi, tenendo conto che questa è la vision, andiamo, proviamo ad andare un po' più dentro al web dei dati. Per andare un po' più dentro al web dei dati, io, siccome ne parlavamo nella pausa e ve l'ho detto anche prima, mi sono, per la mia storia personale, mi sono, alla fine ho lavorato tanti anni nell'ambito dei beni culturali e della comunicazione scientifica, faccio questa cosa, vi racconto questa storia vista dal punto di vista di una calata in un contesto di quel tipo. Diciamo, qui sto facendo un mashup di una presentazione che io avevo fatto in passato per un pubblico di persone che lavorano in quell'ambiente, e quindi vi chiedo la grazia di fare uno sforzo di astrazione ed estenderla a altri domini. Credo che non sarà difficile. Allora, il discorso che cioè, ma a cosa serve questo web of data? Perché? Che bisogno ce n'è? C'è già il web 2.0, c'è tutta la condivisione dei contenuti, gli utenti sono coinvolti, siamo felici, fine. No, perché i siti web belli, colorati e in cui si può partecipare sono sicuramente una bella cosa, ma quello che ci dobbiamo chiedere è se questi siti web sono realmente accessibili. E cosa vuol dire accessibili? Accessibili alle persone e accessibili alle macchine. Perché? Se questi siti sono accessibili anche alle macchine, allora abbiamo raggiunto lo scopo che aveva raccontato in quell'articolo di prima Tim Berners-Lee. E ovviamente, gli aspetti di qualità dell'informazione sono un aspetto importante, no? Ma non ce lo dobbiamo dimenticare che sono aspetti che l'idea di qualità è una cosa che cambia nel tempo, che cambia nello spazio e che cambia al variare delle culture. Questa è perché una delle critiche tipiche al web e poi anche al web dei dati è: ma cos'è tutta questa information overload pieno di spazzatura? Ecco, attenzione, perché la definizione di qualità e la definizione di spazzatura sono cose che cambiano nel tempo. Tanto per fare un paio di esempi illuminanti, questo qui è il mito di Teot nel Fedro di Platone, che dice, ve lo leggo un pezzettino: o re, questa conoscenza, la scrittura, renderà gli egiziani più sapienti e più dotati di memoria. Infatti ho scoperto un farmaco per la sapienza e la memoria. E il re rispose: espertissimo Teot, una cosa è essere capaci di mettere al mondo quanto concerne una tecnica. Un'altra, saper giudicare quale sarà l'utilità e il danno che comporterà agli utenti. E ora tu, padre delle lettere, hai attribuito loro per benevolenza il contrario del loro vero effetto. Infatti esse produrranno dimenticanza nelle anime di chi impara. Quindi, no? L'invenzione della scrittura è un pericolo. È una cosa rifiutata. Poi non è andata esattamente così. Questa qui è un altro esempio, un po' più attuale. Questo è Tim Berners-Lee, che quando si è inventato il web è andato dal suo capo al CERN, gliel'ha messo sulla scrivania la proposta, il suo capo l'ha letta e gli ha detto: sì, una buona idea, ma non un granché, lo puoi fare nel tuo tempo libero. Il web lo puoi fare nel tuo tempo libero, ha cambiato il mondo. Quindi, insomma, qualità. E per non fare degli esempi di differenti percezioni culturali, che ovviamente
Ecco, quindi attenzione a questo aspetto. E qui appunto stavo parlando ai ricercatori, stavo parlando dei ricercatori, ma vale anche parlando dei giornalisti, ovviamente, lo vedrete immediatamente. E researchers are no more only in the academia. Questo qui è la Philosophical Transaction of the Royal Society of London, il primo giornale scientifico, dove venivano certificate le scoperte scientifiche. Quindi un punto di un accentratore in cui si certificava la paternità intellettuale. Non è più così, no? Quindi i giornalisti sono tutti intorno a noi, i ricercatori sono tutti intorno a noi, gli scienziati sono tutti intorno a noi, i politici siamo noi, eccetera, eccetera. E questo qui è un esempio bello, è una foto di Google Maps, di una macchia che un ragazzo ha notato, un ragazzo credo di, non mi ricordo se la cercate, la trovate, questa storia è bella. È un ragazzo che, guardando Google Maps, ha notato sta macchia, che secondo lui era una villa romana, quella macchia lì, e niente, è andato all'università, non mi ricordo quale università, a farglielo notare, hanno scavato, effettivamente c'era una villa romana lì, e hanno trovato una delle più grosse ville romane esistenti. È un ragazzo che guardava per altri motivi, appassionato di archeologia, che guardava per altri motivi una mappa. Questo qui è il Princeton University Observatory e Center for Cosmology and Particle Physics. Qui 2476 persone non scienziati hanno collaborato al tracciamento dell'orbita di una cometa. Cioè, una cosa nella torre d'avorio della scienza impensabile, no? 15 anni fa. E quindi diventa veramente indispensabile, cioè non ci possiamo veramente più permettere di tenere questi dati rinchiusi negli hard disk, sia come istituzioni pubbliche, quindi government, sia come istituzioni culturali, sia come scienziati, sia come nei mille altri ruoli che possiamo assumere nella società. Questa cosa diventa sempre più complessa e non va più bene, soprattutto come istituzioni, di permetterci di costruire questi siti web straordinari che hanno 2000 feature, cool infographics, vanno sul mobile, hanno la ricerca, hanno le mappe, hanno i colori, eccetera, eccetera. È una missione, diventa una missione o deve diventarlo, una nostra missione come cittadini e come istituzioni, di rendere possibile alle persone e alla prossima generazione soprattutto di riutilizzare tutto questo sapere, di remixarlo, di ripensarlo, di ripensare e di riutilizzare tutta questa roba che abbiamo buttato dentro le macchine, perché si può fare. E sono tante persone connesse a internet, purtroppo non abbastanza, purtroppo ci sono delle aree del mondo in cui questi non sono i problemi principali, ma insomma stiamo parlando di tante persone, tante intelligenze che possono collaborare e non li possiamo, soprattutto i dati grezzi, non li possiamo tenere isolati, perché i dati hanno meno valore quando sono isolati, è difficile costruirci le cose sopra e especially in science, io dico qui ma non è vero, especially everywhere, value is in context. Questa no, è la stella di Rosetta, l'avete vista tutti, eccolo il valore del contesto, che qual è il valore di un pezzo di dati di quella stele, uno solo di quei tre pezzi di dati, nessuno. Non è il valore del contenuto, no? Che ha reso famosa la stella di Rosetta e che l'ha resa così importante, è il contesto. Ha messo insieme dei dati provenienti da contesti differenti, le lingue, e ci ha permesso di tradurre i geroglifici. Eccolo lì il valore del contesto. E la biblioteca, ne parlavamo prima anche qui nella pausa, no? E questa è una cosa che si fa da secoli
i link si fanno in biblioteca quando si va a studiare. E allora qualcuno questa cosa l'ha capita bene e ha capito che era una buona idea da riutilizzare Mashup e si è inventato il web. Si è inventato il web. Peccato che non si vede la slide. No, peccato che questa cosa non abbia funzionato esattamente come volevamo. Io questo ve lo voglio trovare però, perché è il disegno del... ce lo devo avere da un'altra parte, se mi date un minuto lo cerco. È il disegno che lui aveva fatto e... quando ha abbozzato il web, no? Nella prima proposta del web c'era questo disegno che è molto 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 significativo. Forse faccio prima. No, qui non ce l'ho qui. Non ce l'ho qui. Ce l'ho più avanti. Scusate, ho tipo 300 slide. Non... c'è un problema di information overload. Chissà dov'è. Accidenti, ve lo volevo proprio far vedere. Beh, dai, lo cerchiamo dopo, non fa niente, però ve lo voglio far vedere. Perché praticamente in quel disegno Tim Berners-Lee non aveva disegnato il web. Aveva disegnato il Semantic Web, aveva disegnato il web dei dati, aveva disegnato Linked Data e non è andata così perché nel suo disegno c'erano dei concetti, non soltanto delle pagine web. C'erano delle persone nella nuvola che lui aveva disegnato e quindi non soltanto delle risorse digitali, ma anche delle risorse del mondo reale. E tutte queste risorse digitali, i documenti digitali e le persone e le organizzazioni e i concetti erano legati da dei link. E questi link non erano dei link muti, ma erano dei link con delle etichette sopra, disegnate sopra. E quindi nel suo disegno originario un documento parlava di un concetto, una persona apparteneva a un gruppo e non semplicemente freccia. Ma non è andata così e il web, invece di svilupparsi in quel modo lì, come lui lo aveva visto, è diventato un web dei documenti. Pensati soltanto per essere consumati da degli esseri umani. Cioè, in pratica, vale a dire che stiamo utilizzando questi strumenti sostanzialmente come dei pezzi di carta, un po' più intelligenti, ma dei pezzi di carta. Cioè, le macchine che utilizziamo per guardare questi documenti, tutte queste macchine, non hanno alcun modo di capire che cosa c'è. Qual è il significato di questi documenti? Si limitano semplicemente a interpretare dei codici che gli dicono: guarda, questo è un titolo, mostralo grande. Questo è una nota, mostrala piccola. E quindi non hanno modo di capire il contesto. Per esempio, che due documenti stanno parlando della stessa cosa. Sì, possono provare a indovinarlo, ma niente gli dice esplicitamente alla macchina in maniera non ambigua che due documenti parlano della stessa cosa. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che la semantica è nascosta dentro ai documenti, è nascosta dentro al testo, il significato è nascosto dentro al video, al suono, all'immagine. E solo una macchina straordinaria che siamo noi la può tirare fuori questa semantica. È pensata per essere interpretata da noi, quello che c'è sul web, non da una macchina. E quindi le macchine non possono farcela, non sanno cosa fare, a meno che noi gli andiamo a dire esplicitamente, noi umani che creiamo questi documenti, noi gli andiamo a dire esplicitamente di cosa stiamo parlando
glielo dobbiamo dire in un modo veramente stupido, veramente stupido, perché le macchine sono veramente stupide. Quindi non gli possiamo esprimere dei concetti complessi, gli dobbiamo esprimere dei concetti semplici. Questo documento parla di internet, non questo documento parla della storia dell'evoluzione socio, filosofica, economica e tecnologica della rete. No, non lo capisce internet. E sta cosa la possiamo fare con i documenti e la possiamo fare con i link. Cioè possiamo dire che un link in un documento cita un altro documento, oppure possiamo dire che un link in un documento contraddice un altro documento, o invece è d'accordo con un altro documento. Per esempio, una roba che io trovo abbastanza incredibile nella comunicazione scientifica, il sistema tradizionale è tutto costruito, no, sulle citazioni, l'impact factor, queste cose qui. Quindi la tua carriera di scienziato dipende da quante citazioni hai. E allora se io cito uno e gli dico e lo cito perché ha scritto una schifezza, e dico guarda che secondo me quello ha scritto una schifezza, se io riesco a pubblicare una schifezza su Nature, mi citano tutti e il mio impact factor diventa enorme. Cioè ragazzi, è follia questa cosa. Vabbè, comunque marci. E quindi adesso questi link semantici, questo significato dei collegamenti, dove sta nel web dei documenti? Sta nei documenti, e sta all'interpretazione dell'umano, è pensato per essere interpretato dall'umano. Il link sta a livello di applicazione, non sta a livello dei dati sottostanti. È un po', non è facilissimo da vedere questa cosa, ma poi quando andiamo nella pratica oggi pomeriggio si vede. Cosa fa il Web of Data? Il Web of Data sposta questi link dal livello dell'applicazione al livello dei dati, in modo tale che i dati diventino indipendenti l'interpretazione dei dati diventi indipendente dal contesto in cui questi dati vengono mostrati e interpretati dall'umano. Ecco cos'è il Semantic Web. Io qui sono super provocatorio e secondo me e soprattutto, ecco, diciamo, vi ripeto, questo era pensato per un certo contesto, questo è il web dei dati e soprattutto i linked data. E cancellate dalla vostra mente qualunque idea di intelligenza artificiale. Quello che stiamo tentando di costruire ora è semplicemente un collegamento tra i dati, non tutta quella intelligenza del software che ci descriveva nell'articolo per interpretarli. Perché sì, a livello di ricerca, siamo già, la comunità scientifica è già avanti e sta già lavorando su quegli agenti software super intelligenti, ma a livello di società e a livello di sforzo che stiamo facendo con l'open data e che in tutto il mondo si sta facendo con l'open data, il problema non è l'interpretazione, il problema è tirarli fuori questi dati e collegarli fra loro. Questo sarebbe già un risultato straordinario. Tant'è che diciamo un po' anche la comunità scientifica, ma anche la pressione sociale che si è fatta su questi temi dei linked data e dei linked open data, perché ci sono anche linked data non open, si è spostata da questa etichetta di semantic web all'etichetta di linked data. Linked data è una versione semplificata dell'idea di Semantic Web. Perché l'idea di Semantic Web, e poi su questo aspetto ci torno alla fine, quando alla fine vi volevo dire con quella cosa provocatoria, Semantic Web non esiste, la comunità di ricerca si è concentrata su degli aspetti futuristici, che è quello che deve fare, che è la ricerca, ma in 10 anni di applicazioni pratiche e di sviluppi ne abbiamo visti pochi. Quindi Linked Data vuole risolvere questo problema. Quindi dimenticarsi dell'intelligenza artificiale quando si parla di linked data. Tant'è che non si vuole usare la parola semantic. È una parola bandita, la parola semantic, perché fa pensare a certe cose che hanno poco a che fare con i linked data. È un'idea veramente, veramente semplice quella dei linked data. È l'idea di costruire, è di trasformare il web senza cambiarne le fondamenta, appoggiandosi su
come uno strato successivo, come i protocolli si appoggiavano l'un l'altro, anche il linked data è una cosa che si appoggia sul web esistente e non lo tocca, non lo modifica. È l'idea di trasformare il web in un gigantesco, unico database distribuito. Cioè, come se fosse, anziché l'unione di tutta una serie di documenti, è come se fosse un database enorme che puoi interrogare. Come interroghi un database singolo. Che è poi uguale a quello che internet era per le reti, no? Parallelo è semplicissimo. Internet la rete delle reti, linked data il database dei database. E quindi ci si va piano piano a questa cosa. Web dei documenti, semantica nascosta, nessun accesso ai dati, solo al documento. Social web, web 2.0, semantica sempre nascosta, ma, e l'avevamo visto nel video di prima, no? Si comincia a poterci accedere a questi dati. Cominciano a venire a diventare comuni quelle cose come le API, no? Application Programming Interface, cioè i siti cominciano a renderti accessibili i dati su cui costruiscono le cose e tu li puoi usare per costruire cose tue. Quindi c'è un parziale accesso ai dati. E la semantica di questi dati non è universale, dipende dal sito. Cioè per capire cosa significa un certo campo in un database di un sito devi andare a vedere la definizione di quel sito. Quindi se vuoi fondere i dati che vengono da due siti, devi costruire una sorta di one-to-one interoperability, cioè devi andare a capire la semantica del sito A, la semantica del sito B e poi creare una tua rappresentazione che riesca a creare una mappa tra i significati del sito A e quelli del sito B. Non è universale questo sistema, è particolare. La vision del web dei dati è explicit e soprattutto universal semantics, cioè un linguaggio che tutti possono comprendere. Qui è estrema questa cosa, perché non può esistere un linguaggio che tutti possono comprendere, per fortuna. Ma la visione è quella di tecnica tecnologica, è quella di evitare, cioè di dover fare un lavoro one-to-one. Che io per parlare con te devo prima imparare a parlare con lui e lui poi parla con te. Questo non funziona su scala web, perché è troppo grande, l'abbiamo visto quanto è grande, quindi è semplicemente insostenibile quel modello. E accesso pieno ai dati e global interoperability, quindi. Cioè, tutte le volte schiaccio questo, è più forte di me. E questo cambia tantissimo il modo in cui si produce e si collabora, no? Cioè c'ha un riflesso fortissimo, no? Su come poi viene distribuita questa informazione. Il web all'inizio c'ha un modello, diciamo, noi scriviamo, noi pubblichiamo, io scrivo, io pubblico, no? Io editore scrivo e pubblico per un pubblico che mi legge. Nel web 2.0 questa cosa si modifica, però sono sempre degli hub che pubblicano. La partecipazione dell'individuo è sui contenuti, non sulla distribuzione dei contenuti. Attenzione, perché la differenza è sottile ma importante. Nel web 3.0 il modello è: io pubblico sul mio sito web, anche qui sto estremizzando naturalmente, il modello che rende reso possibile dal web 3.0 è: io pubblico quello che voglio dire dove mi pare, compreso il mio sito web insignificante, piccolo e non linkato da nessuno, e saranno i battitori di piste che vanno a prendere le informazioni in giro per il web e le compongono in una vista, in una interpretazione interessante per un pubblico, che è l'idea dell'open data, no? Tutte le amministrazioni buttano sui dati grezzi, non vogliono dire nulla quei dati, cioè non hanno lo scopo di dare un'interpretazione, hanno lo scopo di permettere a qualcun altro di darla, ecco.
Questa cosa non è fantascienza, sta crescendo sempre più velocemente. Questa presentazione è del 2009, mi pare, 2010, quindi quello che vi dirò ora è una roba molto vecchia, è molto più avanti di così. Schema.org è un'iniziativa dei più grandi motori di ricerca, Google, Yahoo, Yandex, Microsoft, che si sono messi d'accordo per creare un modello, un web of data, per dare un incentivo agli editori, a chi pubblica siti web, a usare questa modalità di condivisione della conoscenza. Perché gli torna comodo, naturalmente, perché anche loro hanno le loro mucche. Questo qui è una rappresentazione all'inizio del 2009 della Linked Open Data Cloud. Ripeto, vi ricordo che esistono anche i Linked Closed Data, questi sono i Linked Open Data. Questi erano i grandi produttori di informazioni di Linked Data nel 2009, al centro di Wikipedia. Di Wikipedia che poi ci andiamo a mettere le mani oggi pomeriggio. E tutta una serie di produttori, Music Brains, Book Mashup, WordNet, US Census Data, eccetera eccetera, collegati tra loro, in cui i dati sono collegati tra loro in quel modo. Questo è giugno 2009, cioè guardate la crescita, abbastanza pazzesca, no? Questo è settembre 2009, oggi non ci sta l'immagine, perché questi pallini sono veramente tantissimi. Non è tutt'oro quel che luccica, perché tanti di questi pallini sono finti, non funzionano, hanno dei problemi, eccetera, eccetera. Però è abbastanza pazzesco. E quindi si comincia veramente a realizzare questa visione. Questa slide non fu... mi si è incastrato tutto. Perché non vai più? Si comincia veramente a realizzare per davvero questa visione utopica che finora sembrava veramente una cosa di fantascienza, in cui ci sono delle istituzioni che producono Linked Data, delle aziende che producono Linked Data, delle biblioteche, dei servizi geospatial e delle persone. E tutti questi dati hanno dei link tra loro. Questo sta diventando veramente un database interconnesso. E cominciano a esistere delle applicazioni del Semantic Web che accedono a tutte queste sorgenti dati come se fossero un tutt'uno. Ripeto, esagero, non è proprio così, è un po' più complicato di così, non funziona così bene come vorremmo, ma è un modello, ovviamente. E questo vuol dire che, cioè, questi dati si possono interrogare saltando da un produttore di informazioni all'altro. Cosa vuol dire interrogarli? Esempio. Trova tutte le opere i cui autori sono nati in città che oggi hanno meno di 100.000 abitanti, in cui nel 500 hanno vissuto artisti che hanno almeno due opere esposte al British Museum. Fate questa query su Google. Questa query, per rispondere a questa query, è necessario evidentemente accedere a informazioni che sono prodotte in luoghi differenti, no? Perché dove sono nati gli autori magari lo sa l'archivio, e quanti abitanti c'erano nel 500 magari lo sa un ente di demografico, e se hanno opere esposte al British Museum lo sa il British Museum. Quindi c'è bisogno di mettere insieme dei dati per rispondere a queste domande. Queste genere di domande, questo genere di query, si possono fare oggi. Si possono fare, è difficile, non è facile. Non è che i Linked Data ora sono la magia e tutto funziona perfettamente. Però ci possiamo avvicinare a farle, cosa che non si poteva fare prima. E c'è un sacco di gente che sta pubblicando Linked Data. Ripeto, questa è una della presentazione del 2010. UK Government, US Government, città,
In Italia si stanno pubblicando, le regioni li stanno pubblicando, le città li stanno pubblicando, ma è importante che questa cosa abbia coinvolto anche degli operatori commerciali, per esempio la BBC. La BBC ha fatto un investimento gigantesco sulla ristrutturazione del suo sistema di gestione dati e molti dei siti della BBC sono costruiti su Linked Data e espongono Linked Data. E questo ha dei benefici economici per loro, e però crea anche una base di conoscenza che può abilitare degli scenari economici all'esterno della BBC. Questo è interessante. Il New York Times fa la stessa cosa, il Guardian in parte lo fa. Ci sono tante istituzioni culturali che lo stanno facendo. Europeana, no? Che è il grande aggregatore della comunità europea dei contenuti culturali. La Library of Congress produce Linked Data, la German National Library produce Linked Data, il Max Planck, il CERN, la British Library, Museum Finland, tantissimi progetti europei, la European Science Foundation, Daria, il Perseus Project, sono tantissimi in tanti campi. Nella letteratura addirittura, questo è un progetto americano, University of Virginia, questo è un progetto a cui ho partecipato, di filosofia moderna, che produce Linked Data sulla filosofia, tantissimi progetti di archeologia, tantissimi progetti di storia dell'arte, e anche General Purpose, Google stesso produce e consuma Linked Data, Yahoo produce e consuma Linked Data, produce anche tecnologie open source per gestire Linked Data. Facebook fa una sua versione di Linked Data. qui ci sono ovviamente degli aspetti di nuovo importanti tecnologici e di sfruttamento di posizioni di monopolio attraverso queste tecnologie, ma non ci abbiamo il tempo di parlarne, magari lo facciamo dopo o nella pausa. E c'è qualcosa pubblicato, io avevo tradotto una cosa molto bella su questo, poi ve la passo. E quindi Today 2010, ci sono 15 miliardi di triple a cui si può accedere facilmente sulla Linked Data Cloud. Cosa sono le triple? Sono i mattoncini del Lego, sono i pezzettini minimi in cui si può scomporre l'informazione per poi ricomporla. Quindi 15 miliardi di mattoncini del Lego, non male. Non male, direi, come inizio. Per farci che? Vai. Io avrei due domande e poi non so come anche ci vogliamo organizzare per fare una pausa e riprendere il pomeriggio, magari, non lo so. Perché magari lui si vuole un po' io sai, vivendo in Trentino sono ben oltre l'ora di pranzo, ma per quello di esatto. Tipo 3 minuti chiudo questa parte. Scusate l'interruzione. E insomma, per farci che sti mattoncini del Lego? Per permettere ad altri di riutilizzare i nostri dati, l'ho sottolineato, in unanticipated ways, cioè in modi non previsti. Riutilizzare dati in modi non previsti, un cambiamento epocale della modalità con cui l'informazione viene pubblicata. Mai la pubblica amministrazione si era trovata di fronte. La pubblica amministrazione, le istituzioni, le aziende, mai prima d'ora si erano trovate di fronte alla necessità di pubblicare dati con l'idea che qualcuno li riuserà senza sapere che cosa ci verrà fatto, che cosa le persone ci faranno. E che lì sta il valore, nel non saperlo. È un salto culturale enorme, enorme da fare. Ecco, unanticipated reuse of knowledge. Non è che la stella di Rosetta l'hanno fatta per farci tradurre il geroglifico. E nella scienza, per esempio, questa cosa è ovvia. È ovvia. È come funziona il modello della comunicazione della comunità scientifica. Eppure
È difficile da fare, eppure è difficile. Ed è molto, molto differente dal modello di disseminazione della scienza che abbiamo utilizzato finora, perché si produce conoscenza con l'idea che sappiamo e anticipiamo quello che gli utenti ci faranno. Quando un'azienda pubblica di trasporti costruisce il suo sito web, butta fuori i suoi dati in qualche modo, in una mappa, per esempio, delle fermate dell'autobus. Quello è una modalità di pubblicazione dei dati in cui si anticipano le esigenze dell'utente. Cioè si offre un servizio, si interpreta che cosa ci vorrà fare l'utente con i nostri dati. L'idea dei linked data è completamente diverso da questo. È butta fuori i dati senza cercare di indovinare che cosa ci farà l'utente. E quindi è ovvio che è difficile da accettare. È difficile per noi accettare una cosa del genere. È difficile per un'amministrazione, è difficile per uno scienziato, è difficilissimo per un'azienda, perché non è evidente, non è a un passo logico il ritorno economico di questa cosa, che probabilmente in certi casi c'è, anzi, credo fortemente che ci sia, in certi casi, ma non sempre. E comunque, è un leap culturale veramente grosso. E per far che? Per fare ricerca, per fare applicazioni, per fare mashup, per giocare. Alcuni dei riusi più belli dei dati di Europeana, per esempio, sono dei giochi. Boh, tu vai a dire a una soprintendenza che deve buttare fuori i dati perché qualcuno ci deve giocare, e ditemi cosa vi rispondono. Ecco, e io qui possiamo chiudere qui, e poi per non addormentarci magari dopo la pausa ci guardiamo un altro filmetto. Io ne ho due, però le rimandiamo alla pausa, direi, così ci mangiamo. Grazie a voi.